Altezza e muscoli, quanto incidono con le ragazze? Ciao e benvenuto in questo nuovo video dove voglio spiegare una volta per tutte quanto incidono i muscoli e l'altezza e la bellezza nella seduzione con le ragazze. In parole più sintetiche, se sei brutto, basso, pelato, con le orecchie a sventola, puoi rimorchiare o sei destinato a farti le seghe a vita? Vediamolo insieme in questo video. Se ancora non mi conosci, mi presento velocemente. Io sono RD e sono un Love Coach, presente sul web con rimorchiadonne.com dal 2008 e la mia missione di vita è quella di aiutare gli uomini a saperci fare di più con le donne. Ricorda, c'è sempre da imparare. Per questo motivo ti consiglio di iscriverti al mio canale e di attivare le notifiche per non perderti i prossimi video dedicati al mondo della seduzione che pubblico ogni singolo giovedì di ogni singola settimana. Ho già fatto diversi video sul tema della bellezza maschile e nonostante ciò c'è sempre qualcuno che mi commenta dicendo quanto incidono sinceramente dal vivo altezza e muscoli, oppure io sono brutto e nessuna mi vuole, o ancora solo i belli e i palestrati hanno le donne più belle, o ancora solo se sei ricco scopi e potrei andare avanti all'infinito. Ma credo che hai capito. Lo spiego per l'ultima volta, poi non voglio vedere più commenti del tipo RD sono basso, grasso e ho le emorroidi, secondo te posso rimorchiare? A proposito, se anche tu hai una domanda da farmi, ovviamente spero non sul tema della bellezza perché ne sto già parlando in questo video, puoi scrivermi un commento che potrebbe diventare il tema del prossimo video. Quello che forse non sai è che l'attrazione funziona in maniera diversa per entrambi i sessi. L'uomo in una donna è più attratto dal lato estetico e questo è dovuto al processo evolutivo di migliaia di anni. Praticamente se passa una ragazza con un bel lato B, un bel viso, un bel seno, delle belle gambe, anche se non la conosci sei praticamente attratto e pronto per avere un rapporto con lei. Una donna bella e sana può garantire la sopravvivenza della specie e quindi la riproduzione di ottimi geni e questo è il motivo principale per cui gli uomini guardano di più il lato estetico in una donna. Le donne guardano più l'aspetto socio-economico, più che quello fisico. Cercano un uomo che possa garantire la sicurezza sia in termini economici che in termini di relazione. Se fai sesso con una donna, lei vuole sentirsi sicura che se rimane incinta tu non l'abbandoni e ti prendi cura di lei e di vostro figlio. Questo non vuol dire che devi essere miliardario, ma avere un buon lavoro che ti consente di mantenere una famiglia. Certo che essere belli, alti e con i muscoli aiuta, ma non è determinante, è una marcia in più. Ma essere fisicamente in forma conta di più per te stesso che per le ragazze. Perché un uomo che inizia a fare palestra o attività fisica e sportiva e si vede meglio allo specchio, acquista più autostima, più sicurezza in se stesso e questa sicurezza viene poi percepita verso le donne con cui si va a relazionare. Quindi se non hai muscoli o sei un porco, vai in palestra, allenati. Se sei secco, vai in palestra, fai dei sacrifici e vedrai che nel tempo il tuo corpo migliorerà e ti sentirai più sicuro anche verso le donne. Ma ripeto, per le donne la bellezza maschile non è determinante come lo è per l'uomo. Per chiarire, se un uomo deve scegliere tra una donna che di bellezza estetica vale 6, ma è ricca, sfondata, e tra una che di bellezza estetica vale 10, ma è povera, nella stragrande maggioranza dei casi l'uomo sceglierà quella da 10, povera. Se invertiamo la cosa, la donna nella stragrande maggioranza dei casi sceglierà l'uomo di bellezza 6 ma ricco. Se ti è piaciuto questo video, ti chiedo la gentilezza di lasciarmi un bel like e di iscriverti al mio canale e attivare le notifiche se ancora non l'hai fatto. Se vuoi
ricevere maggiori informazioni su come rimorchiare una donna, ti consiglio di scaricare la mia guida gratuita sul rimorchio online. Al suo interno troverai informazioni utili per muoverti bene in chat con le ragazze. Non dimenticarti mai che non sono qui per fotterti, ma sono qui per farti fottere.